Introduzione al numero di Limes, il mito curdo. Dunque, l'idea di dedicare un numero di Limes alla questione curda va al di là dell'interesse che questa suscita nell'attualità mondiale e italiana. In primo luogo, ci è sembrato interessante che la questione curda sia tornata sulla scena internazionale, ma con un volto diverso rispetto al secolo scorso. In altre parole, si è tentato di esplorare il nuovo volto della questione curda. Nella sua introduzione storica, Stefano Torelli mette in luce che i curdi sono stati a lungo strumenti delle grandi potenze per raggiungere i loro obiettivi geostrategici, quindi sono stati strumenti della Gran Bretagna e della Russia. Durante il secolo scorso si è parlato di questione curda soprattutto o come tema di diritto internazionale, quindi si è parlato di curdi come popolo al quale è stato negato il diritto all'autodeterminazione, o altrimenti dal punto di vista strettamente umanitario, quando le popolazioni curde sono purtroppo diventate vittime di stragi di regimi che governavano gli stati centrali. Questo, per esempio, è stato il caso delle campagne Anfal lanciate da Saddam Hussein in Iraq contro i curdi, contro i suoi curdi alla fine degli anni Ottanta. Non c'è dubbio che la lotta contro lo Stato islamico, che è stata iniziata nel 2014 dopo la caduta di Mosul in Iraq, abbia fornito ai curdi una pubblicità internazionale unica, perché sia in Iraq che in Siria i combattenti curdi sono proprio diventate le truppe di terra della coalizione internazionale contro l'ISIS. Tuttavia, in questa nuova fase, rispetto, diciamo, al secolo scorso, si parla di curdi appunto in modo diverso, da vittime sacrificali di giochi strategici, i partiti curdi sono diventati invece proprio attori pragmatici e talvolta anche spietati nello scacchiere geopolitico del Medio Oriente. Giovanni Parigi, nel suo Il Kurdistan è uno stato di fatto, mette in luce la politica perspicace e pragmatica del Kurdistan iracheno e del leader Massoud Barzani, che con il referendum che si terrà appunto il 25 settembre prossimo, Parigi dice, ha lanciato un sassolino nello stagno del Medio Oriente per tentare la sua chance. Irene Costantini analizza il comportamento ambivalente dei leader curdi verso l'accoglienza dei rifugiati fuggiti dalle zone occupate dello Stato islamico. Molti di questi rifugiati infatti sono spostati appunto nel Kurdistan iracheno, però appunto i leader curdi iracheni probabilmente utilizzeranno appunto questa accoglienza in modo strumentale, perché appunto cercheranno di ottenere i finanziamenti per la ricostruzione e di utilizzare anche il ripopolamento delle zone che erano una volta occupate dallo Stato islamico, per poi annettere alcuni di questi territori che da tanto appunto cercano di integrare nella propria regione del Kurdistan iracheno. Il pragmatismo dei partiti politici curdi ha addirittura in certi casi preso sopravvento sulla stessa causa curda. Talvolta è priorità dei partiti curdi dominare la scena politica piuttosto che garantire l'unità politica, anche concludendo dei patti con il diavolo con le potenze regionali vicine. Sempre nella prima parte del volume ce lo fa notare Kamal Chomani, lui stesso curdo, che nel suo resoconto ci racconta la dipendenza dei partiti curdi iraniani verso i partiti curdi iracheni. Questi partiti curdi iracheni infatti hanno accolto i partiti iraniani sul loro territorio, però l'accoglienza è quasi strumentale in funzione anti-iraniana. Infatti questi partiti curdi iraniani saranno in futuro una specie di bomba Molotov che i curdi iracheni potranno insieme agli Stati Uniti lanciare contro l'Iran. A completare il quadro è Bayard Dosky, uno storico curdo iracheno, il cui articolo è un po' una risposta in dialogo con l'analisi storica di Torelli, che vedeva il Kurdistan come una pedina delle potenze regionali. Dosky invece offre una testimonianza delle nuove ambizioni dei partiti curdi iracheni e in particolare di Barzani e del suo clan, che vuole terminare con successo quella parabola che ha iniziato nel secolo scorso della liberazione nazionale del popolo curdo, dichiarando l'indipendenza del Kurdistan iracheno dall'Iraq. A suo avviso, il Kurdistan iracheno potrebbe sopravvivere se sarà amico dell'Occidente e, come migliore amico dell'Occidente, una specie di modello di stato riuscito che si contrappone agli stati arabi falliti. Il Kurdistan iracheno poi riuscirà come stato se avrà delle buone relazioni diplomatiche con la Turchia e l'Iran.
Anche se non viene esplicitato da Dosky, uno stato curdo del genere si potrebbe soltanto, diciamo, costituire a discapito dei vicini movimenti curdi in Iran e in Turchia. In breve, la questione curda è cambiata perché i partiti curdi sono anch'essi dei giocolieri nello scacchiere medio orientale e quindi sono diventati anch'essi oppressori delle loro popolazioni in nome di quella causa curda che un tempo difendevano. E poi diciamo un secondo elemento che ci ha portato appunto a che ci ha ispirato a fare questo numero, che è il disordine geopolitico al quale assistiamo, che ci impone chiaramente di riesumare la questione curda. Si parla di questione curda nel quadro della trasformazione, o meglio disintegrazione, dello Stato arabo nel Medio Oriente e del più generale disintegrarsi di quell'ordine globale che era stato deciso dopo le due guerre mondiali durante il secolo scorso. Quindi, nell'incertezza, diciamo, degli equilibri geopolitici, fanno capolino da un lato le aspettative dei curdi che questa volta vogliono approfittare del caos per ottenere uno Stato, e dall'altra parte il comportamento schizofrenico delle potenze mondiali, come per esempio, gli Stati Uniti e la Russia, che tentano a fatica di navigare in un contesto che ormai non riescono più a gestire e a ridefinire il proprio comportamento verso attori non statali come appunto i curdi stessi. Alcuni, come gli Stati Uniti, appunto, finiscono per agire in modo schizofrenico, invece la Russia, per esempio, nostalgicamente un po' ripete quelle politiche da grande potenza che la caratterizzavano nello scorso secolo. Henry Barkey fa riferimento proprio alla rapsodia degli Stati Uniti per definire il modo con cui gestisce i rapporti con i partiti curdi, che è un modo scostante, incoerente, se non contraddittorio, appoggiando talvolta i curdi di Iran contro Baghdad, e al tempo, per esempio al tempo della Guerra Fredda. Poi gli Stati Uniti hanno appoggiato i curdi, hanno appoggiato Saddam Hussein contro l'Iran e quindi diciamo, mettendo da parte i curdi, e poi tollerando quindi le stragi di curdi in Iraq, e poi di nuovo dopo il 2003 gli Stati Uniti hanno sostenuto i partiti curdi di nuovo dopo la caduta del regime di Saddam Hussein. Quindi questo è un atteggiamento, diciamo, schizofrenico che diciamo, si realizza semplicemente a seconda degli espedienti politici e impedisce, secondo Barkhi, la formulazione di una linea politica precisa degli Stati Uniti verso i curdi. Dunque, se la politica degli Stati Uniti rimane vaga, il resoconto di Mamedov sulla Russia ci mostra che appunto la Russia invece predilige un po' la vecchia maniera, sostenendo la continuità dello Stato in Medio Oriente e invece cercando di non dare peso geostrategico a attori non statali come le milizie all'interno di questi stati stessi. Le potenze regionali come Turchia e Iran sono anch'esse alle prese con dei problemi spinosi, perché entrambe tentano di gettare la patata bollente della questione curda nel campo dell'altro. Quindi entrambi, Turchia e Iran, sebbene in modo diverso, sono a rischio di disintegrazione. Secondo Pallard, la Turchia di Erdogan è passata bruscamente da una politica di riconoscimento della questione del sud-est turco, quindi della questione curda, prima del 2012, a una totale negazione di questa questione. Il rischio quindi è il progressivo declino dello Stato turco e che questo, diciamo, conflitto tra Stato turco e PKK si trasformi sempre di più in uno controetnico tra turchi e curdi. Simili sono le paure anche di Nicola Pedde e Walter Pausch, che affrontano il tema invece dell'Iran. Ciò che preoccupa di più entrambi gli autori non è tanto la mobilitazione nazionale curda in Iran, ma quella su base religiosa salafita che si contrappone al regime islamista sciita vigente in Iran. Quindi la rivalità tra Arabia Saudita e Iran, secondo entrambi gli autori, potrebbe innescare una bomba a orologeria in Iran, ritorcendo contro il regime iraniano l'arma con la quale esso si costituì dopo la rivoluzione, ovvero l'Islam politico radicale, questa volta però in versione sunnita. Infine, terzo e ultimo punto, è stato nostro interesse ritracciare come la questione curda sia giunta sino alle porte dell'Europa e ne abbia influenzato la nostra opinione pubblica e il dibattito politico interno.
Il contrasto tra questione curda e Stato islamico, al quale siamo stati un po' tutti esposti anche visivamente, contrapponendo, vedendo appunto delle immagini di islamisti barbuti contrapposte a quelle di ragazze curde combattenti con foulard colorati, ha creato nell'opinione pubblica europea una specie di dicotomia tra forze del bene e forze del male, attraverso le quali si cerca un po' di dare un senso, diciamo, all'incertezza e alla confusione nella quale di tutte le notizie che ci giungono da questa area di conflitto da queste regioni. Quindi la questione curda è diventata un vero e proprio fenomeno che mobilita in Europa, così anche come in Italia, dei giovani, delle giovani generazioni, fornendo una causa, ma soprattutto un ruolo a questi giovani che invece la nostra società non può fornire. A questo proposito sono stati interessanti i contributi di Battino e Sandi, che nella loro apologia della rivoluzione curda rendono partecipe il rettore del bizzarro legame tra crisi di identità dei giovani italiani europei e mobilitazione verso la questione curda. Charlotte Yoppien fornisce invece un resoconto un pochino più analitico di come la mitizzazione della causa curda abbia cambiato l'approccio dei tedeschi di Berlino verso la propria popolazione migrante curda. All'apologia della questione curda risponde la critica di Giuseppe Di Donna, quasi a rispecchiare quella dicotomia che si crea in Italia tra sostenitori di opinioni opposte, movimenti di centri sociali che trovano l'ideologo del PKK, Abdallah Öcalan, un nuovo guru, e invece dall'altra parte l'intelligenza di Stato che valuta le ragioni geostrategiche dell'Italia, che è anch'essa membro della NATO, e della sua necessaria alleanza con la Turchia. La causa curda, tuttavia, è una maschera che rispecchia le nostre crisi più che un modello sostenibile. Per assurdo, sembra che il fenomeno curdo, riesca a mobilitare più in Europa che non tra i curdi stessi. Ce lo spiegano con una serie di resoconti analitici sull'esperienza di Rojava, che è l'esperienza che la branch siriana del PKK ha stabilito, appunto, ha creato dal 2012 in poi nel nord della Siria. E ce lo spiegano appunto vari autori discutendo questa esperienza del Rojava e che ci riportano appunto dall'Italia, nel quale appunto questa questione del Kurdistan viene mitizzata, fino al contesto geostrategico del Rojava, quasi con un intento appunto di togliere a questo Rojava la sua maschera, riscoprire il vero volto di cos'è. E questo viaggio di ritorno dal mito che si è creato in Italia fino alle terre curde di Siria inizia con Francesco Desoli, che ci porta con il suo racconto, resoconto di viaggio, nel nord della Siria attraverso le strade del Kurdistan. Lo fanno poi, nello stesso modo, Andrea Iotti e Lorenzo Trombetta, che introducono il loro articolo con una bella immagine dell'Eufrate, il fiume che scorre tra le terre adesso controllate dalla fazione siriana del PKK, e che valutano entrambi appunto le potenzialità del progetto del Rojava nato nel corso del conflitto di Siria, ma che, diciamo, ha un futuro ancora incerto. Vittoria Federici predilige un'analisi realista del Rojava e dice che lascia anche poche speranze alla sua riuscita, diciamo. L'esperienza del Rojava, secondo l'autrice, è il frutto più del disordine politico, geopolitico, diciamo, circostante, che di un modello di governo riuscito. Rojava, quindi, è sostenuta da quella che lei definisce una specie di marea che presto finirà e che dovrà fare i conti con una realtà complessa, sempre più minacciosa, scegliere degli alleati, gestire delle relazioni con il movimento madre, che è praticamente il PKK, e governare popoli curdi, ma anche non curdi, che non necessariamente condividono la stessa ideologia del PKK. Il viaggio di ritorno dall'Europa verso le terre curde termina con con il resoconto dell'antropologa Isabel Caser, che condivide la sua esperienza di ricercatrice, di ricerca appunto tra le donne curde combattenti in Siria. Caser ci invita ad andare oltre, al giudizio, che è, diciamo, il retaggio della nostra letteratura accademica femminista, che considera queste donne curde o come libere o come schiave. Ci incoraggia a interessarsi semplicemente a queste donne tali quali esse sono, con i loro percorsi svariati che li hanno proprio portati a combattere nel Rojava.